Bentrovati amici, ecco l'appuntamento con l'informazione di Teleiblea. Parleremo naturalmente ancora di Covid, per esempio ci sono i numeri di oggi, sono dei numeri che contrastano con quelli di ieri e dell'altro ieri, oggi sono 17, ieri 130, l'altro ieri 157, quindi probabilmente questi numeri non sono in tempo reale, ma possono essere arrivano certi dati e vengono poi pubblicati appena arrivano. Comunque di questo ci terrà informato il nostro Stefano, fermo restando che ci vuole la massima attenzione, perché se no, insomma, 17, ma vedete che a Catanissetta ora sono 101. Vabbè, dai, cambiamo argomento e parliamo del mercato ortofrutticolo di Vittoria. È sempre stato un argomento molto delicato, perché noi sappiamo che molta economia di questa provincia, molta economia della città di Vittoria parte proprio dal mercato. Ma il mercato, come molti dicono, è anche un posto dove ci possono essere delle infiltrazioni, dove ci sono stati momenti particolari, indagini, polizia è intervenuta, articoli di giornali che hanno parlato di mafia. Insomma, il mercato ortofrutticolo di Vittoria, facendo girare un'enorme massa di denaro, è chiaro che qualche problema lo può sollevare senza dubbio. Allora, c'è stato il cambio della guardia, il presidente del mercato non è più Gino Puccia che si è dimesso, ma il presidente dell'associazione concessionari ora si chiama Giuseppe Zarba. Quindi lo vedete in questa foto, un po' tutti sembrano soddisfatti. Noi abbiamo questo intervento del candidato Di Falco, che chiaramente è stato anche un amministratore, dice: al mio presidente formulo i migliori auguri, lo conosco nel segno di una prospettiva e nel segno del futuro che riuscirà a fare tesoro anche del passato. Ecco, questa è la notizia d'apertura, perché sappiamo che il mercato di Vittoria è davvero un tassello essenziale dell'economia di questa provincia. Non abbiamo ancora notizie di quello che sta accadendo per quanto riguarda le autostrade, quindi il famoso tratto di Rosolini, che doveva essere inaugurato a metà a maggio, a giugno, a luglio, ora siamo quasi ad agosto, non è stato ancora inaugurato, però c'è una notizia che dice: il CAS fa ridere. Il CAS sarebbe questo consorzio autostradale siciliano, che però hanno cambiato i vertici, hanno cambiato lo statuto, l'organizzazione, ma non sembra sia in grado di andare avanti. Quindi noi siamo fermi assolutamente sulla questione autostrada. Non ce l'abbiamo, non è ancora arrivato un chilometro di autostrada nella nostra provincia. Dedichiamo ampio spazio al Consiglio Comunale di Ragusa oggi, perché ieri c'è stato consiglio e ci sono delle fibrillazioni delle quali parleremo dopo. Però iniziamo mandando in onda questo intervento del sindaco di Ragusa Cassì, che affronta vari argomenti, poi li commenteremo, vediamo. Brevemente, perché insomma gli assessori hanno relazionato e risposto sulle questioni. Niente, mi premeva soltanto fare un riferimento all'intervento, come al solito, un po' sopra le righe del consigliere Firincieri, perché francamente ha descritto una maggioranza che cade a pezzi. Ora, qui c'è la maggioranza tutta schierata, quasi tutta nella sua formazione, una maggioranza che ogni tanto organizza riunioni, perché è normale che nei gruppi di maggioranza si fanno delle riunioni, si confronta, si discute. Ora lui evidentemente ha delle notizie che, non so, io non ho, perché ero presente alla riunione, lui no, ma vedo che ha avuto qualche informazione, non so in che modo, non so da chi, però descrivere, cioè mi aspetterei da chi parla di maggioranza a pezzi, addirittura questo termine così ultimativo e incontrovertibile, che mi aspetterei che facesse parte di un gruppo o di un movimento solido, ben coeso al proprio interno. Cioè, a come minimo, perché altrimenti, cioè andare a vedere quello che succede in casa di altri,
invece di guardare quello che succede dentro. Io non lo farei, non lo farei. Adesso dico queste cose perché, ripeto, se si parla di maggioranza a pezzi, la fonte, la provenienza del commento così, così caustico e drastico mi fa pensare che invece chi fa questo commento si trovi in un gruppo coeso, forte, compatto, dove non ci sono discussioni, dove tutti vanno nella stessa direzione, dove i deputati regionali sono d'accordo con i consiglieri regionali, comunali, dove all'interno dei cinque consiglieri si vada d'accordo e non ci siano invece differenze anche, direi, a sto punto quasi insanabili. Sarà così, può darsi che mi sbaglio. E poi, non so, ho sentito parlare anche di dignità. Allora, io credo che al solito, ritorno su questo punto, cioè non si parla di dignità, cioè se non si mette in discussione dignità, perché parlare di mancanza di dignità la vedo come proprio una mancanza di rispetto, una caduta di stile, una iniziativa inelegante che qualifica chi la fa. Purtroppo questo è l'unico commento che posso fare. Come si fa a parlare di dignità? Qui c'è gente che lavora, può darsi che lavora male, può darsi che non si ottengano i risultati che qualcuno spera che si possano ottenere, gente che però lavora dalla mattina alla sera, che si impegna, che dà il massimo, può darsi che questo massimo non è sufficiente, ma parlare di dignità, dice Firinceri, è veramente una cosa sgradevole, inelegante, spiacevole, che la qualifica purtroppo, e ancora una volta ne abbiamo una testimonianza, purtroppo, questa è l'amara considerazione che posso fare. Volevo dire due cose proprio poi alla fine sulle questioni che sono venute fuori, importanti. Allora sì, il parcheggio di Scrivà, è chiaro che è stato realizzato, è stata data un'occasione, un'opportunità ai ragusani, ai turisti di poter arrivare al centro di Marina di Ragusa senza dover subire lo stress della ricerca del parcheggio, senza dover andare a incolonnarsi nelle strade centrali, senza andare a riempire strade che ormai non sono sufficienti per contenere tutto il traffico che di solito si riversa il sabato e la domenica. Chiaramente ora lo promuoveremo. Chiaramente noi proveremo, è già in programma questo, di estendere la zona a traffico limitato, di allargarla, perché è chiaro che più è larga la zona a traffico limitato e più la gente sarà incentivata a utilizzare il parcheggio. Direi che col parcheggio di Piazza Rabito, che è un'opera veramente importante, direi quasi straordinaria, come l'ordine che ormai c'è in quella piazza ha consentito di raddoppiare il numero, almeno il numero delle persone che possono parcheggiare. E noi facciamo la nostra parte, il cittadino che vuole andare a Marina di Ragusa al centro senza stress ha l'occasione per farlo, se decide di non farlo non è che possiamo andare con le pistole puntate a convincere. È chiaro che ci sono anche problemi di rifiuti nelle strade di collegamento, vivo anch'io in questa splendida città e vado anch'io in giro e anch'io mi rammarico nel vedere situazioni poco piacevoli. Purtroppo devo solo evidenziare che l'ineducazione, la maleducazione anzi di tanta gente o di poca gente, adesso non so quanti sono, non è possibile contarli, produce queste brutte conseguenze. L'immagine alle volte della città è negativa, io evidenzio però, ma non per giustificare nessuno perché qui non c'è da giustificare nessuno, evidenzio che questo è un fenomeno purtroppo che in Sicilia è diffuso ovunque, molto più diffuso altrove che a Ragusa, e questo non lo dico io, ma chi viene a Ragusa dopo essere stato in altre città siciliane, è un problema serissimo che può essere risolto nel tempo, un po' alla volta, cercando di inculcare nella gente l'idea che il conferimento corretto non è un optional, non è qualcosa che posso decidere di fare o di non fare, è qualcosa che invece deve vedere protagonisti tutti quanti, perché tutti quanti abbiamo a cuore la nostra terra. Naturalmente questo miglioramento passa anche da da controlli sempre più accentuati, passa da un sistema sanzionatorio che deve essere ancora di più diciamo efficiente, da un sistema educativo che dobbiamo sempre più implementare e anche dall'idea che diciamo la raccolta di questi rifiuti deve essere anche più frequente. Adesso chiaro che diventa diseducativo raccogliere il rifiuto lasciato per strada, perché chi lo lascia, se vede che il giorno dopo quel rifiuto non c'è, si convince che quello è un modo corretto di smaltire il rifiuto. Non può essere questa la soluzione,
Quindi bisogna trovare un equilibrio tra tutto quello che si può fare. Lo faremo. Questa è Tele Iblea. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Avete visto il sindaco di Ragusa ha chiuso il suo intervento ieri in consiglio comunale parlando di indifferenziata, di spazzatura, ha detto che è un problema che effettivamente c'è in tutta la città, una teoria un po' strana che ora commenteremo. Però prima di passare al nostro spazio malcomune con Cesare Plughino, in cui parleremo appunto del consiglio comunale, vi informo che c'è una novità per quanto riguarda Marina di Ragusa, per quanto riguarda l'indifferenziato, per ora solo a Marina, poi probabilmente si sposterà anche a Ragusa. In pratica nei condomini verrà tolto il grande cassonetto dell'indifferenziato, che poi non è questo, sono un po' diversi, ma comunque un cassonetto o due per il condominio. Perché, dice il sindaco, in questi cassonetti ci si butta tutto, insomma, è come se fosse una raccolta della spazzatura. Allora si toglierà e verrà dato ad ogni condomino un cestè, un mastello più piccolo. Quindi ognuno avrà il suo mastello per l'indifferenziata. In questo modo, dice il sindaco, si va a sensibilizzare l'utente, ma anche a individuare i furbetti, quelli che non pagano, quindi non sono catalogati e quindi non gli possono dare il mastello. È una novità che dovrebbe poi, come diceva il comunicato stampa, passare anche nel capoluogo. Per ora solo a Marina di Ragusa. Certo, a Marina di Ragusa in questo periodo estivo forse si poteva fare la prova in un altro momento. Vediamo come se la cavano. Vi dicevo dunque che ieri c'è stato un consiglio comunale molto interessante perché ci sono stati fatti politici che dobbiamo analizzare. Ecco perché il nostro spazietto malcomune e poi ospite in studio Cesare Plughino. E allora Cesare, un consiglio comunale, quello di ieri, che sembrava cosa da niente, invece ha avuto degli spunti interessanti. I soliti scontri, il sindaco con l'opposizione, poi ci sono stati anche degli interventi che fanno pensare. Raccontaci un po' cosa è successo. Buonasera a te telespettatori, grazie dell'invito. Niente, c'è sempre la solita storia che i consigli comunali vivono ormai non tanto sugli argomenti all'ordine del giorno quanto sulle comunicazioni. Certo. Che diciamo così, con i due o tre dell'opposizione che mantengono vivo questo spazio dedicato ai rilievi e alle eccezioni, molte cose sono ripetizione dei comunicati stampa fatti in settimana, un ripercorrere gli argomenti già trattati in settimana. Quello di ieri è stato un consiglio particolare, molto interessante, soprattutto a differenza del precedente consiglio, che era stato un consiglio anonimo anche per quello che riguardava le comunicazioni.
E ieri ci sono state, diciamo così, alcune cose che hanno posto, diciamo così, hanno dato motivo di riflessione, perché praticamente è partito Mario Chiavola con questa storia che si dovrebbero dare incentivi al personale dell'ufficio tecnico per sbrigare le pratiche, il che a me sembra una cosa un pochino assurda, perché visto sono pagati per lavorare. Se c'è del lavoro in più lo fanno con lo straordinario, se non si ci arriva si dovrebbero fare delle assunzioni. Chiavola invece vorrebbe che si dessero degli incentivi, delle somme aggiuntive per farle lavorare, soprattutto nei pomeriggi liberi. Una cosa che suona strana. Poi c'è stato un intervento, questo molto particolare, del consigliere Jurato, che ha trattato l'argomento che in effetti è stato rinviato, che era l'ordine del giorno. Allora il problema è questo: vediamo, cioè, è stata presentata un'altra istanza di aumento del numero degli alloggi di una cooperativa edilizia, progetti vecchi di 10 anni, un po' come quello che c'era stato alcuni mesi or sono e che era stato approvato dal Consiglio Comunale. Questa volta pare che ci siano degli impuntamenti all'interno della maggioranza e qualcuno vorrebbe trovare le motivazioni per non approvare questa richiesta di variante. Il problema è che la richiesta di variante è una cosa prevista dal piano regolatore. Il comune dovrebbe solo prendere atto, può valutare e approvare o disapprovare, ma solo in presenza di fondate motivazioni che poi non ci, alla resa dei conti non ci sono. Devono essere regolari. Detto tra le righe, è più secondo me una cosa personale, tra virgolette, che non è una parola un po' pesante. Qualcuno è una parola un po' pesante, ma è una parola che esce all'interno della maggioranza. Maggioranza che il sindaco ieri, in risposta al consigliere Firrincieli, ha voluto ribadire forte, coesa, unita, ma in effetti forte, coesa e unita non c'è, anche perché su un argomento così banale, è un argomento peraltro dovuto, perché ripeto, se non ci sono delle motivazioni fondate non possono bocciare questo aumento di unità immobiliari, cioè da 16 le portano a 28, invece di farle di 110 metri quadrati le fanno di 90. Cioè la cubatura più o meno è la stessa, diciamo. La cubatura rimane, perché quando fu approvato il progetto c'era una cubatura fino a un limite di 10.000 metri cubi, per esempio. Ora non sono, l'ha detto ieri l'ingegnere Alberghini, questa cooperativa aveva operato arrivando a 5.000, con questa variazione arriva a 7.000, quindi entro i limiti assolutamente. Il problema è, secondo me, più di fondo, e mi permetto di dire, in una diatriba di questo genere dovrebbe intervenire l'Associazione Provinciale dei Costruttori, che mi permetto di dire non ha la necessaria autorevolezza, perché dai discorsi del sindaco e di qualche altro consigliere di opposizione sembra che i costruttori siano il diavolo, cioè i costruttori sono responsabili. Oggi sì, perché l'ambiente ma sono non è così, perché a parte il fatto che Ragusa si regge su una fortissima tradizione di imprenditori edili, tutto quello che ha Ragusa si deve anche all'intraprendenza degli imprenditori edili. Questa storia che l'espansione edilizia, le cooperative, i PEP e cose del genere, si debbano crocifiggere i costruttori edili, è una cosa, questi cavilli da andare a cercare il perché la cooperativa, che poi ha sempre dietro un'impresa edile, un costruttore che coordina tutto, anche se formalmente è una cooperativa, ci sono dei soci, certo, sono le cooperative e cose del genere, formalmente il costruttore edile non dovrebbe neanche comparire, che è comparso nella prima occasione, compare in questa, e quindi ecco perché parlo di... Scusa, ma dove sarebbe questo intervento edilizio? In zona selvaggia, una zona delle tante cooperative, uno dei tanti programmi costruttivi. Ce ne sono 10.000. Ce ne sono 10.000, no, ma è un progetto che fra le altre cose, con i 16 appartamenti,
il costruttore, la cooperativa possono procedere e andare avanti. Il problema solo è di facilitare. Chiaramente c'è sotto anche una convenienza economica, perché oggi è meglio vendere un appartamento più piccolo, insomma, come una macchina. È più facile vendere un 1.300 o un 1.600 che non un 2.000. Però, insomma, però quello che ci vorrebbe un forte intervento dell'associazione costruttore, che al momento io non vedo autorevole, perché dovrebbe prendere le difese dei suoi associati. Guarda, e dovrebbe dire: noi non siamo il diavolo, noi non siamo il peggio, il male assoluto della città, noi siamo, veniamo incontro a quelle che sono le esigenze della città. Purtroppo questa associazione, almeno questa, ma ora, la governance, guarda, attuale è cambiato il presidente proprio da 10 giorni. Quindi, ma questo fatto di questa cooperativa oggi si lo, guarda, ci sono state fibrillazioni, però, aspetta Cesare, scusa, il concetto che dice Cesare Pluchino fa parte di quello che ormai è il modo di pensare normale. Non bisogna consumare il suolo, non bisogna costruire, siamo di più, abbiamo più appartamenti di quanti sono i cittadini, Legambiente interviene in qualunque cosa. Quindi questo è un modo di pensare che il sentire comune credo possa in qualche modo essere giustificato. Però al discorso della Tecne e del centro commerciale che vogliono fare, sfiderei chiunque, se fanno un centro commerciale di quello ci saranno 500 assunzioni, togliendo tutto quello che ci sarà di lavoro durante la costruzione della costruzione, e nessuno ne tiene conto, perché dobbiamo tenerci il parco per fare passeggiare la gente in bicicletta o per fare. Sì, ma poi il nostro parco non sarà mai come quello della l'amministrazione ha delle belle iniziative, ha delle belle idee. Per esempio la riqualificazione dello spazio Monsignor Todone. Lo spazio Monsignor Todone, se ce l'avano una puliziata, era lo stesso, perché il problema non è il progetto architettonico della riqualificazione, il problema è trovare qualcosa perché lo spazio Todone sia frequentato, vissuto. Cioè, io lo dicevo pure. Ma se tu ricordi, il famoso film con Julia Roberts e Richard Gere, mi pare che quando Guido vestito da finanziere, o Pretty Woman o Notting Hill, ora io non ricordo, Notting Hill era con un altro attore, quando c'è quello vestito da uomo della City, giacca, cravatta, 24 ore e cose del genere, si toglie le scarpe, le calze e si adagia su un prato. Ma queste cose qua a Ragusa non possono succedere mai, perciò è inutile che riqualifichiamo, che facciamo. Il problema dobbiamo trovare il motivo per vivificare la piazza San Giovanni, la piazza Libertà, ora ecco lo spazio che hanno fatto nel cortile dell'ospedale. Abbiamo riqualificato quello spazio, non c'è mai nessuno. Non si siede mai nessuno, non si ferma mai nessuno. È come chi compra una spilla di diamante, se la mette una volta a casa. Però aspetta Cesare, perché questa questione ha praticamente scatenato anche un risvolto politico, perché abbiamo sentito che c'è stato un intervento di Ragusa Prossima, perché parliamo del Consiglio di Stato, un'altra che cosa. Guarda, che fa riferimento. È un'altra cosa. Io oggi pomeriggio stavo facendo un articolo, lo farò domani, lo chiamerò, lo intitolerò L'avvertimento, anche se un titolo che sulle prime, così al primo impatto, può sembrare pesante. Perché il consigliere Iurato, che di solito fa interventi di tutto il rispetto, che sono interessanti anche da seguire, se ne è uscito fuori con una storia dove in pratica ha detto: dice, attenzione alle scelte che fate, soprattutto nel campo dell'urbanistica, perché se certe scelte non ci piacciono, non è detto che le alleanze poi si concretizzino. Ora, indipendentemente dal fatto che ha ammesso che c'è questa cosa che bolle in pentola di un'eventuale alleanza, per me strana, fra un gruppo di cattolici comunisti con un'amministrazione che si presenta come amministrazione di destra, però al di là di questo, questo minacciare che se le scelte non saranno
diciamo, condivise. L'alleanza non se ne farà. Allora, quindi, poi mi permetto di dire, il consigliere Jurato in un post nei giorni scorsi in risposta alle politiche di Cassì ha manifestato, primo Palazzo Tumbeno, l'assoluta non condivisione di certe scelte dell'amministrazione Cassì. Già basta solo quella di Palazzo Tumbeno, per cui sono nettamente contrari. Il discorso dell'approvvigionamento idrico, dell'acqua della diga, delle falde acquifere e cose del genere, sono in netto contrasto con quello che fa Cassì. Quindi motivo per cui io questa alleanza è però, tutta da vedere. Ma non puoi fare un intervento in consiglio comunale, certo, dove, soprattutto dove ti alzi con chiaro riferimento a questo problema di questa cooperativa che si è visto rinviare il punto con la scusa che i consiglieri, per verificare l'incompatibilità, vogliono l'elenco di tutti i soci della cooperativa. Anche questa è una richiesta pretestuosa per prendere tempo. Perché se non è il consigliere comunale che deve vedere se ha i requisiti il titolare della cooperativa, il socio della cooperativa. Qui i requisiti vanno controllati al momento che mi devono assegnare l'alloggio. Se io non ho i requisiti, cioè ieri per esempio, se, la cosa naturale qual è? Che se io ho una casa intestata e in questo momento sono socio della cooperativa, non è che sono incompatibile, cioè che non posso fare, solo che al momento che mi assegnano l'alloggio io la devo alienare, no? Cioè. Fuori dal nucleo familiare, la devo vendere. Allora, queste sono cose che chi lavora con cooperative... Ma se mio figlio però è indipendente... Certo. Però io sto dicendo, queste sono cose di cui però non si deve occupare il consigliere comunale. Certo, spieghiamola questa cosa. Intanto dobbiamo dire che qualche giorno fa c'è stato il divorzio con Fratelli d'Italia. Quindi probabilmente il sindaco, mancandogli un appoggio che potrebbe essere interessante... Perdona, i contatti con Ragusa prossimo, ormai lo possiamo dire perché dopo l'intervento di Jurato è tutta la luce. Ma lui li deve tenere. I contatti con Ragusa prossimo sono molto, ma molto precedenti, sì, a quelli con Fratelli d'Italia. Ma ora sono molto più forti perché mancandogli questo appoggio... Deve portarlo dentro questa alleanza. Con tutto il rispetto per Fratelli d'Italia, a cui io rivolgo anche abbastanza simpatie come partito, l'apporto al momento che può dare, che ha dato e che può dare Fratelli d'Italia, al momento, e non fa la differenza. Se poi col discorso col discorso del rialzo tendenziale del partito a livello nazionale ne possa risentire anche Ragù, ma anche Fratello d'Italia al suo interno non è che una niespola, fibrillazione e tensione all'interno. Quindi, tra il gruppo di Ragusa e il gruppo di Vittoria, certo, ce ne sono moltissime. A Ragusa per Fratello d'Italia non c'è un bacino di voti forte, tale da poter determinare una differenza per l'elezione di Cassì. Cassì con questa mossa, secondo me, mi permetto di usare, si è buttato la zappa in mezzo ai piedi, perché chiaramente ha ricostituito una coalizione di centrodestra, Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia, Moderati e cosa. Dall'altra parte c'è un fronte di centrosinistra capitanato dal PD e cose del genere, quindi si possono già identificare due candidati sindaci. Certo. Cassì, per dirla brevemente, per chiudere questo argomento, le elezioni le può solo vincere lui e basta, perché praticamente sono quelli, i centrodestra e centrosinistra, che le possono perdere, perché se non presentano candidati adeguati, praticamente non hanno speranze. Io capisco che Cesare ha una visione molto attenta del Consiglio, però se il centrodestra e il centrosinistra si organizzano è una bella battaglia. Si organizzeranno sicuro, sarà una bella battaglia, ma se non trovano i candidati giusti, si come nelle volte scorse c'è questa parzializzazione dei candidati, 3-4 dalla destra e 2-3 a sinistra, possibilmente fanno il gioco. Allora, però la spada, io ho visto che ha fatto un intervento, ha ribadito il fatto. No, quello della spada è un altro discorso, perché Firrenciele è stato chiamato dai residenti di Passo Marinaro e Rannello. Ma lei però resta in giunta senza
senza problemi. No, lei quello, ha detto è io stato una, ma quello è uno dei motivi della fibrillazione nella maggioranza. Certo. Perché è stato chiaro che si sapeva che Fratelli d'Italia voleva uscire dopo la sortita del sindaco e chiaramente ci sarebbe stato un accordo interno dove il sindaco ha detto alla Spada tu cioè, in ogni lasciatemi caso la tu puoi rimanere. Allora la Spada si è uscita da Fratelli d'Italia e rimane all'interno del sindaco. All'interno della maggioranza ci sono più di un elemento che di questo fatto è su tutte le furie, perché praticamente non ha saputo nulla. Cioè non è che il mantenimento della Spada in giunta è stata una cosa condivisa con la maggioranza. Se lo sono trovate, come tutte le decisioni del sindaco, già impiattate. E senti, quindi secondo te questa maggioranza ha la stessa composizione anche numerica di prima, oppure via via, se dovessimo andare a contarle uno a uno? No, non ha la stessa consistenza, sia perché qualche pedina si è persa per strada, leggi la Malfa, ci sono posizioni come quella del gruppo di Ciccio che tutti dicevano, consiglieri. Ci sono posizioni come quella della Salomone che sono ancora da capire, da decifrare. E tralasciamo insomma i contatti che ha il gruppo a cui appartiene con diversi onorevoli di centrosinistra, dei grillini e delle cose che fra le altre cose non sono illazioni o pettegolezzi, ma sono la fonte e i social su cui si fa mostra di questi contatti e di queste cose. E il gruppo di Ciccio Barone, che ne vogliono dire, anche Ciccio Barone e i suoi amici, è ridotto ai due consiglieri, Rivillito e Mezzasalma, tutti gli altri sono, io li chiamerei amici. Che al momento bisogna vedere. Al momento, sì, ma non c'è, sono tutti più vicini al sindaco che non al cosa, anche perché se hanno degli istinti di staccarsi dal sindaco e andare con Gigi, il sindaco li chiama all'ordine e ci riesce in una maniera bestiale, quindi il gruppo di Ciccio non esiste, però certo non è per le fibrillazioni che ci sono all'interno della maggioranza, non è il gruppo che ha portato al successo, allora. Così, anche perché, dico l'ultimo, c'è da dire una cosa, che molti di quelli che in questo momento fanno parte della maggioranza, quando ci saranno le elezioni, quando si farà il programma elettorale nuovo, quando si dovranno creare i nuovi schieramenti, ce ne saranno moltissimi che pretenderanno. Ah, certo. E il motivo per cui, siccome gli appetiti sono numerosissimi già ora, soprattutto appetiti che secondo me saranno anche giustificati, perché se sarà dato spazio a formazioni esterne, nuove, tipo Ragusa Prossima, dove saranno dati posti, assessorati e cose del genere, tutti chisti non li tiene nessuno. Nessuno. Non li tiene nessuno. Finiranno cene e cenette come quelle che ci sono state molto di recente, sono cene e cenette che si fanno forse per creare un'armonia, per creare una cosa, però... Vabbè. Ok, solo una cosa, ma si è parlato anche di variazione di bilancio. Quelle sono variazioni di bilancio, cose di ordine, anche i debiti fuori bilancio, erano 8.000 euro in 3 anni di contestazioni che c'erano state per verbale della polizia urbana, cose, ma poi là, fra Sussente il dirigente, Giovanni Agor, là è tutta una macchina perfetta che sanno gira per organizzarsi. Grazie Cesare Brughino, andiamo avanti. Grazie a voi, buonasera. Giornale. Passiamo adesso alla pagina della cronaca, apriamo con la notizia di un incidente sul lavoro verificatosi nella giornata di oggi a Scicli. Un uomo di 66 anni è precipitato dall'impalcatura di un cantiere, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, l'uomo ha fatto un volo di circa 4 metri sul posto, sono sopraggiunti i sanitari del 118 che una volta prestati i primi soccorsi hanno provveduto a trasportare l'uomo in ospedale al Maggiore di Modica, dove tuttora in gravi condizioni si trova ricoverato. Allo stato attuale ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
Adesso, un episodio curioso verificatosi lo scorso weekend a Marina di Ragusa in via Brin, un uomo ha infatti pensato bene di spingere diversi ciclomotori finendo per farne cadere 8 in terra. Grazie ai filmati di videosorveglianza della zona e alle testimonianze di alcuni residenti dell'area, la polizia è riuscita a individuarlo. L'uomo si trova adesso denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato e continuato. Finiamo adesso con il capitolo Covid. I numeri del contagio sono 17 nuovi casi registrati in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore e 827 positivi complessivi al Covid-19, leggero aumento, anche il dato relativo ai ricoverati sono 24, tutti al Giovanni Paolo II di Ragusa, in particolare 16 nel reparto di malattie infettive e 5 nell'area grigia, 3 in terapia intensiva, nessun soggetto si trova ricoverato al Guzzardi di Vittoria. Nelle ultime 24 ore però si registra un decesso, si tratta di una donna di Pozzallo di 61 anni. Allo stato attuale il comune di Vittoria, come sapete, risulta ancora essere il comune della provincia di Ragusa con il maggior numero di positivi, conta infatti ben 238 soggetti sottoposti a isolamento domiciliare. Ebbene, tutto per la cronaca di questa sera, andiamo avanti con il telegiornale. Questa è Teleiblea. Oltre 40 anni di esperienza e le attrezzature più moderne e precise per garantire risultati certi ed accurati in tempi brevi. Laboratorio Analisi Battaglia, Corso Vittorio Veneto 757 Ragusa, telefono 0932 191 50 82. Il personale del laboratorio effettua prelievi a domicilio, idonei a tutte le analisi cliniche specialistiche. Il laboratorio Battaglia è tra i pochi in provincia ad eseguire specifici test sierologici, più approfonditi e più sensibili, autorizzati dal Ministero e dall'Assessorato alla Sanità per la lotta alla pandemia. E il prezzo è politico, perché è imposto dalla Regione per questi momenti difficili. Laboratorio Analisi Battaglia, Corso Vittorio Veneto 757 Ragusa, telefono 0932 191 50 82. In un ambiente accogliente e rilassante, all'interno dell'hotel barocco a Ragusa Ibla, lo chef Pippo Cabibbo vi aspetta per proporvi le sue specialità gastronomiche a base di genuini prodotti locali a prezzi davvero ottimi. Hotel e ristorante Il Barocco, via Santa Maria la Nova, Ragusa Ibla, telefono 0932 66 31 05. Per completezza di informazioni dobbiamo dire che per quanto riguarda il Green Pass, che dovrebbe partire dal 6 di agosto, come ha detto Draghi, ci sarebbe una intenzione, è stato convocato via web questa serie di manifestazioni domani alle 17:30 in parecchie città d'Italia. Io non sono
favorevole a queste proteste. Dico che se io mi sono vaccinato insieme ad altri 40 milioni di italiani, a 300 milioni di europei, a un miliardo al mondo, non sono un cretino. E quindi io vorrei essere garantito nella mia sicurezza, quindi io credo che protestare contro il Green Pass non è una bella cosa. È come avere, come voler guidare. Tu vuoi guidare, devi avere la patente. Se non vuoi guidare, niente. Vuoi andare nei locali dove vanno le persone che sono vaccinate, devi avere il Green, devi essere vaccinato. Se no, niente. Quindi per me, io non parleremo di questa manifestazione perché la consideriamo contro la mia salute e la salute di tutti quelli che si vogliono vaccinare. Abbiamo intervistato ieri il presidente della Camera di Commercio Agem. Lui mi diceva che questa storia dell'aggregazione delle varie Camere di Commercio sarebbe addirittura da impugnare a livello di Corte Costituzionale. Ora mi ha mandato un documento che fa riferimento addirittura al presidente Mattarella, che facendo i conteggi, vedendo quale Camera di Commercio, queste le pubblicheremo poi su Rete Iblea, quali sono più grosse, quali chi possono vivere e chi non possono vivere, ha praticamente in qualche modo preso la questione degli accorpamenti anomali in modo anomalo, e quindi anche Mattarella direbbe che questa cosa non sembra sia possibile, questi accorpamenti da Trapani a Siracusa. Ma è arrivata appena qualche minuto fa, ne parleremo certamente lunedì. Ora io vi lascio con due servizi, uno che riguarda i ragusani al mondo. Oggi c'è stata la conferenza stampa, quindi Gianni Papa intervista un po' tutti per sapere le ultime novità su questa manifestazione, e poi la rubrica settimanale Work in Progress parla di sindacati proposta dalla CGIL, quindi una rubrica che è a favore dei lavoratori. Grazie amici, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Ragusani nel mondo, conferenza stampa di presentazione. Ovviamente era chiaro che il primo a cui dovessimo chiedere lumi al riguardo era il presidente Turi Brink. Allora, presidente, un'annata, una edizione che cerca di ritornare nel solco della normalità con tutte le difficoltà. Dobbiamo ritornare alle normalità, dobbiamo ritornare a riprendere la vita normale, e quindi come premio ci stiamo sforzando di fare un'edizione aperta al pubblico. Abbiamo superato l'edizione online dell'anno scorso, torniamo e speriamo di dare vita alla città con il nostro premio. Ecco, l'apertura al pubblico ovviamente è condizionata da determinate diktat che non possono essere evitati, però la quantità di pubblico è comunque accettabile, e soprattutto è un segno proprio del fatto che comunque si vuole riprendere il cammino interrotto. Sì, purtroppo le normative ci costringono al distanziamento, ci costringono a dei controlli, a delle limitazioni di spazio, di misure, e come tale praticamente non può essere un'edizione con il numero di spettatori che avevamo in passato. Faremo quello che possiamo fare, quello che le norme ci consentono, lo faremo tutto assolutamente. Perfetto. Una curiosità, la pandemia, questo maledetto Covid, ha influito sulle, non tanto sulle scelte, quanto c'è qualche potenziale candidato che per una serie di motivi anche legato al Covid non è stato possibile prendere nella dovuta considerazione? No, ci muoviamo nell'ambito di persone note, persone conosciute, persone che studiano, che sanno, che si muovono nel mondo, e quindi come tale i controlli li capiscono, li comprendono, e abbiamo anche delle professionalità mediche in campo sanitario che possono, di altissimo livello, che ci diranno la loro e possono dire, e sono titolate per dire la loro in materia. Presidente, ultima domanda. Sinceramente, allestire, mettere in campo, creare la logistica per questa edizione, credo che la 26 o la 27, quant'è? Siamo alla 26esima edizione. Per questa 26, dopo un'annata, diciamo, online con tutti gli annessi e connessi, è stato difficile quanto immaginavate? Più semplice? Com'è stato? No, si aggiunge qualche cosa in più, oltre ai problemi della Safety che erano già con l'edizione 25esima, ora abbiamo i problemi del Covid, quindi c'è sempre da studiare, sempre da approfondire e da portare avanti quello che dobbiamo portare avanti. Ma l'entusiasmo rimane sempre lo stesso?
Non siamo più giovanissimi, ma l'entusiasmo c'è ancora. Ovviamente in una conferenza stampa un'altra persona alla quale chiedere qualcosa è il padrone di casa, col dottor Salvatore Piazza. Allora, dottore, innanzitutto è bello, credo, vedere che si ritorna piano piano all'antico, ma poi come provincia avete sempre dato una mano particolare a questa manifestazione. Sì, devo dire che noi riteniamo particolarmente importante questa manifestazione perché veramente crea un sostrato di unione tra tutti i comuni della provincia. Tra tutti i comuni della provincia e i cittadini che operano È Iblea davvero, che operano all'estero e portano avanti l'immagine della ragusanità nel mondo. Questo è il vero senso della manifestazione. E questo qui lei lei ha visto differenze negli anni in questo legame, in questo rapporto? No, devo dire che i ragusani sono degli eccellenti rappresentanti della ragusanità e devo dire che anzi negli anni più si va avanti e più questa sensazione è forte. Io che non sono ragusano di nascita ma solo di adozione, devo dire che la noto in maniera particolare rispetto a noi catanesi. Grazie Presidente. Allora passiamo da un Presidente all'altro Presidente che poi è stato anche Presidente della provincia. No, sì, è vero, ci chiamiamo di tu perché motivi di età ci rendono, diciamo, in grado di usare il tuo invece che lei. Allora, onorevole Antocci, a che punto siamo di questo cammino secondo te? Ma diciamo che siamo a un punto di ripartenza, perché l'anno scorso il premio si è fermato e quest'anno riparte, anche se con la limitazione diciamo dovuta al Covid, sotto una nuova presidenza, perché sono riuscito finalmente dopo tanti anni a passare il testimone di... Il direttore non ve lo siete... Non ce lo possiamo togliere perché insomma, è indispensabile, però a livello di presidenza, ecco, io sono rimasto nel consiglio direttivo ma è cambiato il presidente e quindi si riparte con questa nuova dirigenza, con un direttivo anche allargato ai giovani, quindi nella continuità e nello stesso tempo nella innovazione, quindi per le figure che sono quest'anno destinatarie del premio, che sono di altissimo livello, per aver potuto riorganizzare la manifestazione fuori, all'aperto, in Piazza Libertà, anche se con le limitazioni numeriche, secondo me ecco, abbiamo dato alla nostra comunità un segno di speranza. E quindi nella tradizione si ripercorre il cammino di vita di tante nuove energie che all'estero e in Italia portano alto il vessillo, come amo dire, della ragusanità e spero che quindi quest'anno sia una bella edizione e possa dare, torno a dire, questo segno di speranza alla nostra comunità ragusana e a tutti i ragusani che vivono all'estero. Perfetto, quindi diciamo per chiudere un ragusano nel mondo vivo e vegeto e decisissima a continuare ad esserlo anche in futuro. Ma fino a quando le energie e le possibilità ce lo consentiranno, penso che questa manifestazione abbia il diritto dovere di esistere e quindi di continuare a essere punto di riferimento della comunità ragusana che sta all'estero. Allora, siccome abbiamo già parlato con lui da un anno di Ragusa nel mondo, lo intervistiamo e chiediamo qualcosa al direttore Sebastiano D'Angelo, perché soltanto ci deve dire per l'ultima volta l'elenco dei premiati. Il premio è stato rimodulato quest'anno con delle bellissime storie, ricordiamole brevemente. Ci sono alcuni top player, soprattutto nel settore, diciamo, della sanità e della ricerca scientifica. Il primo è il Vittoriese Andrea Carfì, non il primo in assoluto, ma il primo in ordine così di elencazione. A Carfì si deve, come responsabile del team delle malattie infettive della società farmaceutica statunitense Moderna, la sperimentazione del vaccino che tanta speranza ha dato il mondo intero insieme agli altri vaccini. Poi la genetista ragusana Fiorella Gurrieri, cui si deve la ricerca e la sperimentazione di tantissimi genomi, soprattutto nel settore delle malattie neurovegetative degli infanti. Altra donna, Concetta Castelletti, questa ormai è sulla bocca di tutti, è conosciutissima, è stata la biologa che all'interno del team dello Spallanzani ha enucleato, isolato per la prima volta il virus nel gennaio del 2020. Poi c'è un noto
noto prestigiatore ragusano in arte Martin, Maurizio Di Martino, molto conosciuto e affermato sulle reti nazionali, che ci delizierà fra l'altro con qualche numero di magia. C'è un'altra artista, una soprano ispicese, Claudia Oddo, anche lei si esibirà. È splendida donna, brava, visto che hai fatto delle ottime ricerche anche tu. Poi c'è un ingegnere pozzallese molto conosciuto in Inghilterra ma in tutta l'Europa nel settore delle telecomunicazioni e delle ricerche aerospaziali, Dulcis in Fundo, si chiama Tony Azzarelli. Dulcis in Fundo c'è un imprenditore canadese di origine modicana per parte della mamma, che ha creato un brand molto affermato negli Stati Uniti e nel Canada nel settore della bellezza femminile, con oltre 800 saloni. Si chiama Rai Civello. Appuntamento alle 20:30. E come dice il direttore, puntuali. Puntuali in Piazza Libertà, per coloro i quali non potranno vederlo dal vivo, c'è la diretta sulla vostra emittente Teleblea, anche su un'altra emittente, Canale 74, ma anche la diretta in streaming sulla pagina FB e Facebook del Premio Ragusani nel mondo, quindi c'è la possibilità a vario titolo di poter assistere all'evento. Questa è Teleblea. Buongiorno, diamo il via a Futura 2021, categorie e tutele individuali della CGIL, un evento che nasce dalla volontà della Confederazione di mettere idee e proposte in circolo per il rilancio del Paese. Sì, noi diciamo 120 anni e oltre, per avere davanti a noi almeno altri 120 anni di storia e poi ancora e ancora, è necessario naturalmente riscoprire e radicare ancora di più in un secolo in cui la frantumazione del lavoro, la precarietà del lavoro, il crollo della rappresentanza politica e quindi dell'appartenenza a grandi ideali ha portato a sentirsi molto soli, diciamo così, e a rompere il legame con la rappresentanza. Credo che questo sia stato un elemento di attacco da parte delle imprese, del capitale, molto molto forte. Da solo sei fragile, insieme sei più forte. E il tema delle nuove generazioni, dei ragazzi e delle ragazze, di come far ritornare al centro la necessità della partecipazione, dello stare insieme, io credo sia assolutamente vitale. Riguarda le metalmeccaniche e metalmeccanici, gli iscritti sotto i 35 anni sono il 16% della categoria, anche perché si comincia a lavorare in modo precario, ma non solo per questo, ma riguarda lo riscoprire nella società, nelle altre categorie, tra i rider, nell'agroindustria, nell'associazionismo, la voglia di partecipazione, il perché, la radice del perché la voglia di partecipazione, e capire noi come sindacato come intercettarla e trasmetterla. Possiamo dire che in questa lunga storia c'è sempre costante la spinta al cambiamento, all'innovazione, ma c'è anche una linea di continuità? Assolutamente, noi rivendichiamo molto una linea di continuità su alcuni concetti di base che hanno guidato la nostra elaborazione e non la nostra pratica contrattuale. Una caratteristica dei metalmeccanici è tenere sempre insieme l'elaborazione e il pensiero con la pratica contrattuale, perché altrimenti, come dire, perde di significato, ed essere un sindacato di delegati e delegati. Noi camminiamo sulle gambe e con l'intelligenza dei 18.000 delegati e delegati eletti dalle lavoratrici e dai lavoratori. Credo che questa sia la forza che ci ancora con la pratica e con la necessità di dare strumenti concreti e verifica concreta delle politiche contrattuali che pensiamo con quello che avviene. Vorrei raccontare questi protagonisti, le donne e gli uomini della FIOM CGIL. Sì, lo accennavamo prima, sono le donne e gli uomini che hanno reso grande questa storia di intelligenza collettiva, come diceva giustamente il segretario Re David. Ribadirei un punto, perché c'è una vulgata sul mestiere del sindacalista che oggi sembra quasi una delle categorie protette della società, ma fare il sindacalista è un mestiere difficile, lo è oggi,
e lo era nel 1901 a maggior ragione, proprio per via del fatto che il mondo del lavoro è stato più escluso che incluso nella nostra cittadinanza. E all'interno di queste donne, di questi uomini che hanno speso la loro vita per l'impegno sociale, troviamo, come dire, i milioni di delegati che nel corso del tempo si sono succeduti e che hanno fatto grande la FIOM. Troviamo i dirigenti della FIOM, troviamo dei segretari generali che sono stati l'eccellenza del mondo sindacale italiano. La FIOM ha 120 anni. Passare indenne a 120 anni il Covid senza vaccinazioni vuol dire che... Parlare di futuro a 120 anni vuol dire avere una certa vitalità, diciamo così, no? E dico questa cosa qui perché naturalmente mi è piaciuta molto, è bella l'idea che avete avuto oggi di appunto ricordare i 120 anni, ma ponendosi il problema non solo di cosa siamo stati, ma soprattutto di cosa bisogna fare ora e soprattutto come dare una prospettiva, un respiro alla nostra azione, una strategia. A me colpisce molto quando qualcuno dice che in questa situazione di crisi si fa fatica a trovare i lavoratori perché preferiscono, qualcuno dice, prendere il reddito di cittadinanza piuttosto che lavorare. A parte che non è vero, a parte che è una bugia pura, ma se ci pensate, dietro a questa idea se ne cela un'altra che va combattuta radicalmente, perché dietro a questa idea c'è l'idea che pur di lavorare uno deve accettare qualsiasi condizione che la controparte mette sul tavolo, e invece noi dobbiamo affermare esattamente il contrario: il lavoro è un lavoro quando le persone che lo fanno hanno dei diritti e quando attraverso il lavoro che fai puoi vivere dignitosamente. Quando pur lavorando sei povero e sotto ricatto, quella non è una condizione accettabile. E da un certo punto di vista, questa è proprio la ragione stessa per cui nascono le camere del lavoro e nascono le organizzazioni sindacali. Oggi pomeriggio avremo protagonisti il sindacato dei lavoratori della comunicazione. Qui con me c'è Fabrizio Solari, che è il segretario generale di questa categoria, una categoria molto ampia che rappresenta lavoratori e lavoratrici di settori diversi. Un filo che lega insieme tutte queste cose c'è, ed è che sono tutti settori dove il lavoro è a contatto diretto con l'innovazione, e quindi, come dire, in categoria è una sfida continua ad adattare il lavoro rispetto ai cambiamenti che sono continui e qualche volta anche abbastanza significativi. Noi abbiamo avuto le due facce opposte della medaglia, perché tutto il pezzo della cultura dello spettacolo è stato sostanzialmente congelato, solo ora timidamente si riprende a fare qualche cosa. Quindi, tra l'altro, ricordo anche in una condizione nella quale, vista la precarietà della figura giuridica che questi lavoratori hanno, nella quale al momento dei primi interventi di recovery neppure si sapeva qual era la platea a cui rivolgersi. Quindi lì abbiamo dovuto davvero scalare una montagna. È un percorso che è ancora attuale, quello di dare una cornice legislativa che renda fino in fondo visibili e renda i diritti ai lavoratori di questo settore. Dall'altro lato invece abbiamo avuto l'esplosione della remotizzazione del lavoro. Nell'arco di una settimana noi abbiamo messo a casa, tra virgolette, decine di migliaia di persone nell'arco di una settimana, ovviamente incrociando anche i problemi relativi ad una infrastruttura che non è eccellente e incrociando anche i problemi della novità di un modo di lavorare che non può essere solo inteso come un diverso luogo, ma davvero bisognerebbe cambiare anche qualche elemento della gerarchia aziendale. Tuttavia, dopo la fase emergenziale, il primo impatto, diciamo nella primavera del 20,
noi abbiamo fatto decine e decine di accordi sullo smart working, quindi lo abbiamo regolato. Cambiamo scenario, ci occupiamo però di un contenuto, di una questione che riguarda anche molto da vicino l'emittenza, perché attraverso lo strumento emittenza passano anche le produzioni culturali. L'idea di guardare avanti ha iniziato anche un percorso di riforma delle tutele dei lavoratori, per cui nel decreto sostegni di fine maggio sono entrate, diciamo, delle tutele in una idea di professione a cui finalmente si assicurano delle tutele che altre professioni già hanno, come la genitorialità, la malattia, l'infortunio. Sono state ripensate le giornate grazie alle quali maturiamo l'anno pensionistico, e poi è stata introdotta, secondo me questo è un passaggio molto interessante per i tanti del nostro mestiere che hanno la partita IVA, perché è stata introdotta una nuova assicurazione contro la disoccupazione che si chiama ALAS, e che si in qualche modo ha come riferimento il lavoratore autonomo che non può accedere alla NASPI, che ad oggi non ha mai potuto accedere alla NASPI. L'ANICA sta accogliendo gradualmente anche dei soggetti che fanno contenuti brevi per la rete. Dove siedono? Che contratto di lavoro firmano? Che codici Ateco hanno alcune di queste aziende? È un mondo in trasformazione. E allora, con questa leale collaborazione che abbiamo, che appunto ci ha portato a sottoscrivere questi protocolli con enorme pazienza, ascoltando fino all'ultima, diciamo, delle categorie di settore, però con la guida solida che è stata data dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei tre sindacati, delle grandi organizzazioni, la CGIL ha avuto un suo ruolo determinante come sempre. Bene, lo stesso dobbiamo cercare di fare per questi nuovi orizzonti, perché se vogliamo tutelare il lavoro in Italia, e sapete che l'ANICA 2 anni fa ha fatto, forse per la prima volta, una grande conferenza chiamando il Presidente del Consiglio, i ministri responsabili, sull'occupazione generata dal settore dell'audiovisivo. Non era del tutto frequente, è un elemento però condiviso, cioè non deriva dal fatto che sia presidente di questa associazione Tizio Caio occasionalmente, ma è un fatto condiviso, cioè i nostri imprenditori sanno che bisogna avere un rapporto lineare il più possibile costruttivo. Ci sono contratti che sono in attesa da molto tempo, ci sono dialoghi che sono in corso, sono cose che dobbiamo sviluppare e svilupperemo insieme, perché è l'interesse comune, finisco, di fronte proprio all'arrivo di una trasformazione globale che potrebbe rimpicciolire l'Italia, rimpicciolire l'industria e rendere più critico e precario il lavoro. Io penso che invece la solidità di una capacità produttiva e la dignità del lavoro vadano di pari passo, e in questo c'è obiettivamente, nella differenza, nel dialogo, nei contratti si negoziano, le posizioni vanno verificate centimetro per centimetro, perfettamente lo so, però c'è un interesse comune. C'è un altro settore rappresentato dall'SLC CGL che molti di noi non considerano come composto da lavoratori e lavoratrici. Invece sono lavoratori e lavoratrici, ma non lo sono al momento per le leggi.